Facciamo il bilancio su FestArc 2012 con Michele Brunello, architetto e membro del comitato scientifico del festival. Sì, io penso sia stata una edizione speciale per una questione che ci riguarda personalmente, a me, a te e a tutti quelli della, forse anche della nostra generazione, perché si è chiaramente vista una nuova generazione affacciarsi al posto di, diciamo, dei nomi magari più attraenti, grossi, conosciuti, che richiamano anche le masse, ma che oggi vedono sia i progetti che le posizioni da cui sono partiti sicuramente meno interessanti, anche perché, diciamolo, sono frutto di 20 anni che sentiamo parlarne, ma che hanno generato, sono un po' figli anche di un meccanismo economico che oggi si manifesta in tutta la sua forza e ci pone dei grandi dubbi. Ecco, come uscire da questi dubbi? C'è una nuova generazione di architetti che in questo FestArc ha mostrato nuove strategie. Penso a una riflessione molto avanzata da parte del Sud America, che si è manifestata con tutte le manifestazioni di San Paolo Calling, ma anche con Aravena, che ci mostra le vere modalità partecipative che oggi possono creare un consenso sociale intorno a un progetto e quindi una partecipazione reale, che è un problema che in Europa abbiamo moltissimo. E penso a tutte le interessanti conferenze sulle città asiatiche che abbiamo visto, che incredibilmente noi ci poniamo sempre come custodi di una tradizione storica, culturale, partecipativa, sociale. Invece sono rimasto molto sorpreso nel vedere una vitalità e a volte dei modelli che noi potremmo tranquillamente quantomeno, non dico applicare alle nostre città, ma quantomeno tenerne conto per innovare un po' il nostro pensiero architettonico. E penso a LIU, a tutto il sistema di spazi pubblici e naturali e al recupero che si sta cercando di fare. E quindi così nuovi temi da parte anche di una nuova generazione di architetti. Mi sembra il primo bilancio che abbiamo. Posso aggiungere un'altra cosa che invece riguarda più l'Italia e il contesto in cui è avvenuto, cioè che in tutte le conferenze abbiamo sentito quasi due polarità. Una polarità è quella che cerca di che è innamorata dei centri storici, della città che abbiamo che nella nostra immaginazione, probabilmente perché ormai non tutti gli italiani, non tutti gli europei vivono in condizioni che hanno le qualità dei centri storici, però poi ci passano il sabato pomeriggio, vanno nei centri storici per vivere quelle qualità. Questo tipo di città è stata raccontata, ci sono delle chiare strategie di intervento per uscire da un'emergenza oggi che riguarda sia lo svuotamento che poi la disgregazione, l'incapacità di sostituzione in caso di calamità come i terremoti. E quindi questo discorso sui centri storici in Umbria poi in realtà è un discorso sui centri storici europei, sulla città europea della quale siamo tutti affezionati, e ci sembra che sia l'unica strategia per intervenire, quindi riuso, quindi tutto questo tema. Però in realtà, quando ci siamo trovati a ragionare sulle forme di insediamento informale, a partire dal discorso di San Paolo Calling, Nairobi, Mosca, ma anche ad alcuni insediamenti informali a Roma, abbiamo scoperto che c'è anche un'altra città della quale ci possiamo innamorare, che è quella degli insediamenti informali. E non siamo mai abituati a prenderla come una categoria di città nella quale potremmo vivere, potremmo ispirarci alle sue forme, che dobbiamo prima capire in maniera non pittoresca, come ha detto Moshe Mostafavi, ma in maniera strutturale. Insomma, questo nuovo tipo di città forse è nella città nella quale molti di noi già vivono, allora forse vale la pena capirla meglio. E anche questo è un tema nuovo.